Well, hey Cooj, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 in questo nuovo episodio di Kirby e la nuova stoffa dell'eroe. Continuiamo oggi da Top Ardente e c'è da fare il primo livello, o meglio il secondo, in successione di Top Ardente, però il primo della giornata di questo episodio, Fiume di Lava. Vediamo un po' cosa ci riserva. Fiume di Lava mi fa pensare tutto fuorché bene. E ho paura che la lava salga. Oppure che questi cosi troppino delle bombe. Lasciala qui, lasciala qui. Bravo. No, non proprio lì. Ah, ma posso fare così io? Allora perché non me lo dite? No, tu... Eccolo. Bravo, Andrelink. Comunque sia, se io non faccio la prima stupidaggine a inizio episodio, non sono contento. Ecco, ora, ora ragioniamo. Non ragioniamo invece. Però ho ripreso al volo lo yo-yo, almeno. A parte che non è proprio uno yo-yo. Oddio. Ah, ok. Ma siamo sicuri che mi piace questo? Non mi piace affatto. No, non mi piace molto. Preferisco questo. Anche se credo che l'altro fosse più utile. Ma di poco lo penso, eh. Vabbè, allora. Qua c'è qualcosa che non quadra comunque sia, eh. C'è qualcosa proprio che non quadra. No, ragazzi, qua... Qualcosa va male qui, va troppo male qui qualcosa, non riporta. Ok, qui andiamo veloce, perfetto. No, dove va a chiudersi quello? Opla. Chiudiamo il vulcano, chiudete. Ah, va quindi qui sopra, va a finire? Ah, bene. Prendiamolo un posto, potere, proviamolo. Cioè, lancia 3. E allora... Quel Waddle Dee lì sta proprio messo bene, eh. Eccolo là, bravo Andrelink. È morto nella lava. Non è morto, ma quasi. Chiuditi, va. Insomma, io questi qua dovrei passarci sopra, ecco. Però mi sa che mi sono perso. Ah no, sta qui, eccolo. Lampada rovente, che è il primo tesoro. Bella da vedere, ma toccarla potrebbe rivelarsi un'esperienza scottante. E se vado qui sopra invece? Nemici, che non mi dice nulla. Ah no, invece mi dice qualcosa. Devo portarli qui. Ma come? Ecco, così. Oh mio Dio, che paura. Ma vabbè, sì, ma come? Perfetto, ora possiamo andare. E qui abbiamo carne e giocattolo. Stavano molto vicini, molto strano. Sembra preso direttamente da un cartone animato. Bene, questa notizia mi rende felice. Oh, no, dai, che figata. Sonic. Guarda Sonic, questa parte, bellissima. Ok, qui è dove praticamente potevamo venire nel caso ci interessasse skippare, ma non vedo perché. Però non vedo perché uno debba skippare. E praticamente siamo... Ah, ok, quindi posso per un breve lasso di tempo effettivamente... Ma... Scusatemi, io se volessi arrivare... Come sposto il getto d'acqua? Più di questo non mi va sopra. Ma cosa? Vabbè, ma devo proprio chiuderlo tutto al massimo. Ma... Ah, posso farli cascare così, ma... Sì, ok. Meccanica interessante, ma... No? Perché voglio dire, cioè... Non ci arrivo. Non a tutti, almeno. Vabbè, tu scompari proprio. Sì, vieni qui, dannaffio. Andato, perfetto. Cioè, poi è stupido, ti viene incontro, capito? Cioè, il nemico ti attacca, perché è furbo.
È anche vero però che se tu non l'attacchi dopo lui... Ecco, vedi. Wow. Sono un attimino scioccato perché sono riuscito a sopravvivere proprio per culo. Letteralmente. Ecco, ecco, lo sapevo. Ora sale la lava, lo sapevo. Waddle Dee, levati. Mannaggia, rimango incastrato. Ok, no. Boh, io me la prendo con calma, poi se muoio, muoio, se no. Proprio, proprio calmo, tranquillo, non c'è bisogno di lasciarsela. Andiamo un po' qui. La cosa che mi interesserebbe ora veramente è trovare appunto il disco musicale. Opla. Ah, sta qui, sta. Scusatemi. Ecco, grazie. Fiume di lava. Questo è il tema musicale di Fiume di lava. Se non fosse chiaro, Veloce, questo se non si ritira. Questo qui pure. Ah, devo aspettare che torna su. Eccolo, ora ho paura. No, mio Dio. Bene, o la lava arriva alla fine e si ferma lì, oppure saliva e io non me ne accorgevo. Però comunque sia, a parte l'oro, l'ho fatto tutto quanto in una volta, ho preso tutto quanto, quindi va bene, mi accontento. Hai trovato la doppia campana da pugilato. Oh, bella. Cavoli, ci è voluto un po' per fare questo livello, Dove vai? A sotto? Ah! Certo, sì, però vabbè. Proprio il suono dei birilli che vengono straicati, perché non so come dirlo, buttati a terra? Sì. Mi devo inventare termini. Ah, sembrava che qui si potesse entrare, invece no. Oh, sì, di cristallo. Ah, mi fa ben... No, a vederlo no. Volevo dire, mi fa ben sperare, invece no. Vuoi giocare? Giochiamo un po' a sì di cristallo. Boh. Ah, però con la musichetta rilassante, senti, proprio tranquillo. Ehi, dove vai? Volevo vedere se... Ma va da solo, va? Ah. Povero pipistrello. Ah, per evitare di andare sott'acqua. Ah, certo, poi però devo anche salire comunque sia. Eccolo qua. Grande. Vediamo un po' che c'è di qua. Un cristallo. Vabbè dai, almeno facciamo un po' di perline. Che non è male. Perfetto. Ok, quello potrebbe fare paura. In una certa qual maniera. Niente, andiamo giù. Niente, qui si ferma. Okay. Ah, ecco. Perfetto, questo se n'è andato. E ora sto decidendo quale strada seguire effettivamente. Perché non ne ho la minima idea. Ah, beh, ah, certo, lì sotto c'è il tesoro. E allora so quale seguire. Allora so quale prendere. A meno che non è un troll. Se fosse un troll sarei molto scontento di questa cosa. Eccolo che arriva il nemico, c'è lì il nemico ovviamente. Pronto a punzecchiarti. Ecco, beh, qui, bravo. Questa strada non mi piace molto. L'ho imbucata ma non ne sono sicuro. Ma cosa? Ma ti pare possibile? Ma dai. Ok, qui andiamo qui. Però ora se andassi qui. No. Che strada farebbe arrivare qui?
Ma è la strada che... Ok, ho capito. Ok, ho capito. Praticamente devo cascare qui e poi fermarmi, ecco. Così almeno blocco la caduta e poi dopo posso prendere questo qui. Che è il tesoro cristallo. Sarebbe l'ideale per l'ingresso della casa di un indovino. Vabbè. Insomma, diciamo di sì. Anche se l'indovino... Non capisco a cosa gli serve a cristallo se è un indovino. Dovrebbe chiamarsi l'uomo dei cristalli. È più contorto di un intestino tenue sto posto. Ok, andiamo. Andiamo, ok, qui. Oh, yoi, madre. Wow, ehi. Yai. Eccolo, qui c'è un altro. Oh, non so come ho fatto a superarlo perché ero sicuro di andarci a sbattere. Ok, qui questo è molto interessante. Questo come lo supero ora? Ci dovrebbe essere un modo per interagire. Ok. No! Cosa? Ok, vai. Perfetto. Ah, quanto è semplice. Ah, oh, ci vuole tanto, ci voleva. Perfetto, Kirby Vento. Oasi di cristallo. Ne ho mancato uno, a quanto pare. Questo è il tema musicale dell'Oasi di cristallo. Allora, torniamo un attimino indietro, scusatemi, Ecco, distruggendo questi forse. No, da qui ci sono appena uscito, quindi o magari prima appunto ci rivela il disco musicale, oppure... Vediamo un po' se ci infiliamo qui. Aspetta, perché non era proprio preciso. Eccolo, vai. Oh, grande. Il cristallo. Principe, che mi dai questo? Ma non ne sono tanto sicuro, sai, principe, perché... Boh, non lo so. Perfetto. Ai. Che cavoli. Ok, attenzione, qui c'è qualcosa, ma non è quello che mi aspettavo, ovviamente. E vabbè, purtroppo non credo che sia ora alla fine, perché anche se... Perché no? Boh, vediamo un po' da darci da fare qui a cascasti così. Buongiorno, salve. Ecco qua, aio! C'è solo il dolore, c'è. Perfetto, ora questa è fatta.
E devo calare. Ah. Ora c'è il potere di Kirby che è... Ah, questo qua di scavare, oh mio Dio. Quanto lo odio. Ho ancora le reminiscenze del livello dell'altro episodio. Muori, Waddle Dee! Mi dispiace, ma è una guerra. Pensi, pensa che io non l'ho vista, eh? E invece, guarda un po'. Tutto quando sto casino lo aveva più a due perline. Mamma mia, ragazzi. Ah, eccolo qua. Questa volta stava per ultimo. Specchio rana. Calma, non stai mettendo la tua testa nella bocca di una rana. È solo uno specchio. Va bene, sto calmo. Mi ha quasi fregato, ma invece no, non ce l'ha fatta. Vabbè, dai, due va bene comunque. Quindi dovrei arrivare a loro? No, non ci arrivo per poco. Se avessi, se fossi, non se avessi, o se avessi. È meglio se fossi o se avessi riuscito a fare tre stelline, avrei preso più perline e sarei arrivato a loro. Però intanto... tutti gli oggetti, tutti i tesori presi. Hai trovato la toppa fiamma. Vediamo un po' cosa va ad aprire questa toppa fiamma allora. Il livello del boss? Potrebbe essere benissimo. No, invece no. Vediamo un po'. Fa infuocare il pezzo di carne. E qualcosa esce a mangiarlo. Un dinosauro? Ok. Mamma mia, peggio di me. E mo' il drago rimane lì, ci farà scaletta? Dino giungla? No, col drago? Cioè, un dinosauro, perché drago? Dino giungla, quei dinosauri. Proviamolo un po', proviamolo. Spero non sia un autoscroller, se no mi taglio le vene. Ok, per il momento non parlo un autoscroller. C'è un dinosauro, siamo sopra un dinosauro. E così apre la testa. Alza la testa, non la apre. Perché dovrebbe aprirla? Casomai apre la bocca al limite. Oh mio Dio. Ma è la cosa più bella del mondo. Dammi la spada. Ia! Ecco, questa sezione magari è autoscrolling, ma non importa. Che bellino sto livello. Mi piace. Non ci passo. Non credo di passarci lì sotto, ragazzi. Però se Kirby si fa avanti. Ok. Ah, ma quello continua ad andare, quindi devo essere veloce. E qui si ferma, però. Già. Ya! Yeah! Hey! Qua! Tripla? Voglio fare la quadrupla allora. Yeah! È meglio questo che spara le freccine? Questo spara le stelle filanti, ragazzi. Ok, questo posso arrivarci anche così. Torcia. Farebbe abbastanza luce in una catacomba, figuriamoci all'ingresso di casa tua. Ah, però stavolta il primo non c'è segnato. Può essere anche che il primo però sta di qua, non necessariamente che non l'ho preso. Spero. Oh, principe, che succede? La spada mi ridai, grazie. Beh sì, facciamo un po' una cosa un po' fatta bene, dai. Dai, su, piano, 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 piano.
Se Waddle Dee mi fa la scaletta, io sono più che contento. Perfetto, quindi ho evitato le trappole, a meno che ci sia qualcosa di interessante qui sotto. E io me lo sto perdendo. No, non sembra, non c'è nulla, tranne quello che spara con l'occhio. Bene, preso. Ehi, che facciamo? Ciao! Controllo quello. Oh, no, 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 no! Devo risalire. Fammi salire, fammi salire! No, ragazzi, devo risalire. Oh, cavoli. Mi sa che ho lasciato qualcosa. No, forse c'è qui sotto quello che stavo cercando. E non per forza. Aspetta però, io devo andare di qua. E no, invece vado di qua prima. E ho sbagliato malissimo. Ma non del tutto, forse. C'è ancora speranza? Non è che non c'è speranza, è che... Aspetta, qui ci passo, ecco. E CD musicale. Allora ho capito forse dove ho lasciato un tesoro. Questo è il tema musicale della Dino Giungla. Se finisce il livello ora, so dove ho lasciato un tesoro. Quindi so anche come riprenderlo alla fine. No, qui c'erano solo gemme da prendere. Oh. Ah, ho capito. Vabbè, queste gemme posso anche lasciarle, non è che mi interessano più di tanto. Eh sì, qui finisce il livello. Allora so dove l'ho lasciato. Perfetto, guarda un po', perfetto. Ci arrivo all'oro. Grande, pure superato di poco. Ok, rifacciamolo velocemente. Per far così faccio anche vedere dove ho lasciato un tesoro. Hai trovato la toppa a peperoncino. Mi sembra più una rapa. Però effettivamente è un peperoncino. Proprio, siamo proprio veramente nella toppa ardente, eh. Peperoncino, fuoco. La lava che sale. Anche se l'avrei chiamata di più toppa rovente o deserto al limite. Ecco, questo è il boss allora, che faremo nel prossimo episodio. Perché è tempo di concludere. Flamenco! Bene, vado a prendere l'ultimo tesoro che ho lasciato e poi concludiamo il video. Ecco, praticamente stava sotto la bocca dei dinosauri. Ora seguiamolo. Aspetta, qua sotto me l'ha aperto? Ah sì, qua sotto, pensavo sopra. Vediamo un po'. Ecco, brontoscivolo. Questo dinosauro vuole solo che i bambini si divertano scivolandogli sul collo. Vedi quanto è bravo. Forte, veloce, ok, perfetto. Insomma, abbiamo preso anche l'ultimo tesoro di questo livello. Quindi insomma, fino ad ora i tesori tutti, e va così. Però ora bisogna sconfiggere il boss nel prossimo episodio, ovviamente, e riuscire a strappargli anche la toppa. Quindi devo fare un punteggio quasi perfetto senza farmi colpire, che secondo me il boss apre questo livello qui con la candela. Va bene Cucci, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per la pagina di Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Bye bye.